esempio è la prima Alfa Romeo che è nello stesso tempo un SUV. Ma Stelvio non è nata da sola, ma Stelvio è stata progettata come parte di una grande famiglia, la famiglia Giorgio. Giorgio è anche il nome della piattaforma e dell'architettura che ha già dato vita a tutte le versioni di Giulia. Sulla Stelvio la posizione di guida è stata alzata di 120 mm per avere una posizione più consona a quella di un SUV. Abbiamo usato ruote più grandi di 35 mm sul raggio e abbiamo aumentato la corsa a sospensione di 35 mm. In questo modo Stelvio, oltre che avere una grande agilità anche sul percorso off-road, offre questa maggior clearance verso il terreno. Rispetto alla Giulia poi la carreggiata anteriore è stata aumentata di 54 mm e la carreggiata posteriore anch'essa è stata aumentata di 29 mm. Questo per garantire un assetto vettura estremamente stabile e bilanciato. Il passo è il più lungo della categoria ed è il medesimo di Giulia. Anche l'architettura meccanica è uguale a quella di Giulia e questo per noi pone le basi e le premesse per le stesse eccellenti prestazioni e doti dinamiche della vettura. Infatti il gradiente di rollio, come possiamo vedere qui, è il migliore, di gran lunga il migliore tra tutti i competitor, è molto vicino a quello della Giulia e come vediamo è addirittura molto migliore della maggior parte delle vetture berline sedan. Anche la percezione stessa del movimento della vettura che percepisce il conducente è esattamente il medesimo di Giulia. Ma com'è stato possibile? Perché abbiamo mantenuto la stessa distanza della posizione di seduta del guidatore degli occupanti anteriori verso l'asse principale di rollio della vettura. Questo garantisce un'esperienza di guida da berlina sportiva e a nostro avviso veramente unica in questo genere di vettura. Ma descriviamo ora la vettura partendo dal suo stile. Rispetto al segmento primo con cui la Stelvio deve competere, Stelvio si distingue prima di tutto per il suo design. Lo stile in questo caso è stato guidato dalle proporzioni eccellenti. Infatti a parità di lunghezza totale, il passo più lungo e lo spalto anteriore molto corto hanno consentito ai nostri stilisti di ottenere uno stile, una linea originale, slanciata. Il profilo della coda poi, con questo suo essere pronunciato, enfatizza il look da berlina sportiva, coniugando perfettamente scelte di design da esigenze aerodinamiche. Infatti Stelvio, con il suo valore di CX appena inferiore a 0,3, rappresenta un'eccellenza, è il miglior valore rispetto alla concorrenza. Il passo lungo offre anche uno spazio record per i passeggeri posteriori e anche per i bagagli. I valori di abitabilità sono assolutamente ai vertici del mercato e lo spazio per la testa, specialmente dei posti del guidatore e del passeggero anteriore, sono in assoluto i migliori della categoria. Il volume del bagagliaio è di 525 litri, estremamente fruibile data la regolarità del volume e estremamente accessibile data la soglia di carico bassa e la dotazione standard del portellone elettrico. Ma entriamo ora nello spazio living della Stelvio. Ormai tutti sappiamo che lo stile degli interni Alfa enfatizza il concetto del guidatore al centro. Come su Giulia, il tunnel centrale col suo taglio diagonale e la curva della plancia disegnano uno spazio tutto intorno al guidatore, avvolgendolo. La posizione di tutti i comandi poi non è casuale, ma è stata determinata da precise esigenze e studi ergonomici. E su Stelvio abbiamo deciso di semplificare al massimo le interazioni tra l'uomo e la macchina per evitarne inutili distrazioni.
i contenuti in termini di infotelematica sono praticamente quelli della Giulia. Abbiamo installato l'Alpha Connect con un navigatore 3D, display integrato da 8,8 pollici e radio digitale. Le dotazioni multimediali sono assolutamente allineate alla nostra concorrenza. Ma parliamo adesso più in dettaglio delle caratteristiche meccaniche dello stesso. Parliamo del suo cuore, del suo scheletro e del suo cervello. Per l'Astelio, come per ogni Alfa Romeo, il cuore pulsante è rappresentato dal motore. Abbiamo dato Astelio propulsori completamente nuovi, completamente in alluminio, progettati specificatamente per questa gamma. E in attesa del Q6 che arriverà verso fine anno, sono già disponibili due motorizzazioni, quattro cilindri, una diesel e una benzina. Le potenze vanno da 180 a 210 cavalli per il 2002 multijet diesel e da 200 cavalli a 280 per il 2000 benzina. Il 2000 benzina, quattro cilindri, adotta un sistema di gestione delle valvole multi-air, un'iniezione diretta ad alta pressione a 200 bar e un turbocompressore di ultima generazione twin scroll per minimizzare il turbo lag e aumentare i tempi di risposta del motore a basso regime. Infatti il motore entra già in regime di coppia massima intorno ai 2000 giri e si mantiene costante fino ai 5000. Questo consente prestazioni elevatissime uniti a consumi ed emissioni radiose. Anche il 2002 turbo diesel è il primo motore dell'Alfa Romeo costruito interamente in alluminio, testa, basamento, coppa, sottocoppa, tutto. Adotta un sistema di iniezione multijet 2 di seconda generazione con injection rate shaving e pressioni che arrivano fino a 2000 bar e un turbocompressore anch'esso sviluppato per ridurre i tempi di risposta ai bassi regimi ball bearing con sensori di giri. Infatti, come vediamo dalle curve di coppia e potenza, è un motore eccellente per omogeneità e fluidità di erogazione che offre consumi anche estremamente ridotti proprio per queste sue caratteristiche. Tutti i motori sono abbinati a una trasmissione automatica a 8 rapporti che presenta 2 anni.